l'orgo patotum della città largo. La 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 la. Presto bodega che l'alba è già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Carissimi telespettatrici e telespettatori, vi saluto tutti affettuosamente, dandovi un bentornato a questo nostro appuntamento che so atteso e gradito da tutti voi. Io vorrei che tutti i personaggi con cui me la prenderò in questa trasmissione, e sarò anche molto duro, potessero ascoltare i tanti di voi che ogni giorno mi incontrano e mi dicono grazie e mi dicono continuate, siete la nostra voce, siete l'unico che parlate a nome nostro. Per cui forte di questo vostro consenso, io devo dire quello che va detto. Non mi importa se voi altri referenti di questa trasmissione non sarete d'accordo per le accuse che vi muove e che vi muove tutta la città di Crotone e comprensori. E comincio con questo ritaglio di un giornale in cui c'è una lettera diretta alla redazione di questo giornale, che dice così: i cattolici pregano diversamente da Gesù. E dice: Gesù prega e mostra una profonda unione col Padre. Lo chiama Abba, papà. Nella cena prima della passione prega per i discepoli e dice: io prego per loro, è rivolto al Padre, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutto ciò che è mio è tuo, e quello che è mio e io sono stato glorificato in loro. Esprime concetti, ma non ripete decine di volte lo stesso concetto o le stesse parole. Nel Getsemani dice: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. E sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché noi cattolici preghiamo ripetendo gli stessi concetti e le stesse parole per decine, centinaia di volte? Recitando il rosario salutiamo Ave alla Madonna circa 200 volte e le diciamo che è piena di grazia, che il Signore è con lei e via di seguito. E per non perdere il conto ci serviamo di una sorta di pallottoliere, il rosario. Ve l'immaginate Gesù col pallottoliere che dice al Padre 200 volte: Padre, ti ringrazio di avermi ascoltato? Dimenticavo, 10 Ave Maria di seguito costituivano la penitenza che mi dava il confessore quando ero bimba. Ecco, mi è capitato per le mani questo ritaglio di giornale. È un po' dissacrante perché riguardo alla corona del rosario chiama pallottoliera, ma conferma con le parole di Gesù quello che io continuamente ripeto: la preghiera deve essere personale. E a livello storico vorrei ricordare a tutti quelli che fanno del rosario la preghiera essenziale
che il rosario è nato nei monasteri. Cioè, io non so se sapete che, scusate l'allitterazione, che nei monasteri, soprattutto nei monasteri, nelle case di vita religiosa, si prega insieme con i salmi. Questa preghiera, che si chiama breviario, adesso non è come era anticamente, perché anticamente nella preghiera, che era a mezzanotte, all'alba, alle 9, alle 12, alle 3 del pomeriggio, alle 5 e la sera prima di andare a letto con la compieta, cioè la completezza della preghiera, si leggevano o si cantavano i 150 salmi del Salterio. Il Salterio è la raccolta di 150 salmi che sono dei canti ebraici, pare scritti da Davide, la maggior parte, che era uno che oggi chiameremmo cantautore, perché erano anche cantati, non conosciamo i motivi, ma era cantato. Nei monasteri, oltre ai monaci che erano sacerdoti e quindi conoscevano, avevano studiato, conoscevano il latino e pregavano e cantavano in latino, c'erano i cosiddetti fratelli laici che avevano gli stessi voti di povertà, di obbedienza e di castità che avevano i padri sacerdoti. Ma loro erano un po' ignorantelli, qualcuno era analfabeta anche perché erano addetti al servizio degli altri monaci. E per pregare, questi, non sapendo leggere, non sapendo i salmi, pregavano recitando le 150 Ave Marie che ci sono nel rosario. Anzi, adesso sono 200, perché Papa Giovanni Paolo II ha allargato i misteri del rosario, perché il rosario è una serie di misteri della vita di Gesù. E ancora una volta ribadisco che non è una preghiera alla Madonna, ma è una preghiera cristologica. Io quando una volta un confratello, venendo alla chiesa dell'Immacolata, dove ogni giorno si prega con Gesù sacramentato esposto, si è meravigliato che noi dicessimo il rosario, che è una preghiera alla Madonna. Dico, guardate, mi meraviglio della vostra ignoranza, ma il rosario è una preghiera con Maria, perché si dicono le Ave Marie, e come Maria, perché il rosario intanto è una preghiera in quanto dovrebbe essere meditato. E sono tutti misteri confrontati, misteri della gioia. Tutto quanto riferito alla vita di Gesù, l'annunciazione della sua nascita, la visita della Madonna Elisabetta per portare Gesù, la nascita di Gesù e così via. Tutti i misteri che riguardano la vita di Gesù. Giovanni Paolo II ha unito ai tradizionali misteri che c'erano prima, della gioia, del dolore e della gloria, quelli della luce, altri 5 misteri. Allora, se il rosario non è meditato, perché voi dite nel primo mistero si contempla, è elencato il titolo di questo mistero, addirittura come facciamo all'Immacolata, noi abbiamo modificato leggermente la recita dell'Ave Maria aggiungendo a ogni Ave Maria proprio il richiamo al mistero. Per esempio, il primo mistero, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto, Gesù,
che è stato annunziato come venente nel mondo, che tu hai portato ad Elisabetta, che è nato da te a Betlemme, che è stato presentato al Tempio in offerta al Padre, che tu hai ritrovato insieme a Giuseppe nel Tempio quando lo avevate perduto di vista a Gerusalemme. Ecco, aggiungiamo questa dicitura a ogni Ave Maria che richiama il mistero, proprio per indicare che tutta la recita di questa preghiera deve essere meditata, cioè dire pensando a questo mistero, avendolo davanti come in un quadro e chiedendo al Signore di insegnarci che cosa vuole dirci con questo mistero che stiamo meditando. Se non è recitato così, sappiate che è una preghiera perfettamente inutile, così tanto come fanno i monsi cinesi, i quali l'avrete visto in questi giorni lì, il grande lama, il Dalai Lama, che aveva in mano un rosario, ma non è che dice il rosario, è una cosa che fanno scorrere dicendo con le mani così che stanno pregando, quasi quasi a voler contare quante preghiere esprimono al Signore. Allora, la conclusione. Una preghiera, intanto è veramente preghiera, deve essere personale. Se io voglio fare una preghiera che mi viene suggerita dai libri, dai librettini, da tutto ciò che c'è di devozione, deve essere fatta mia, attraverso una riflessione personale. Altrimenti voi perdete tempo, è come se voi canticchiaste per i fatti vostri una canzoncina, così tanto per passare il tempo. Sia ben chiaro questo, e invito e sfido chiunque a correggere quello che vi sto dicendo. Allora, siccome noi non lo facciamo meditato questo rosario, ne consegue che non preghiamo. Per cui il mondo, nonostante i milioni o miliardi di rosari che si dicono, siccome in massima parte non sono detti bene, non sono preghiera, e il mondo risente di questa mancanza di preghiera. Perché è stato detto che la preghiera muove il cuore di Dio, però oggi siamo pochi, sono pochi, mi ci metto pure io, in quelli che non pregano a sufficienza, sono pochi quelli che pregano veramente. Come ho letto una volta in occasione di un giubileo, sapete che ogni 25 anni la Chiesa promulga un giubileo, cioè dire un anno di indulgenza plenaria che si acquista facendo determinate preghiere sia a Roma sia in ogni diocesi, e che dovrebbero cancellare tutte le pene che abbiamo contratto con i nostri peccati mortali. Ho letto che una volta un santo o una santa, facendo una considerazione sul giubileo che era stato appena concluso, ha detto che per una rivelazione avuta dal Signore in tutti i milioni di persone che erano affluite a Roma o che avevano fatto le preghiere giubilari, solo una vecchietta aveva acquistato l'indulgenza plenaria. Pensate, milioni di persone, una sola vecchietta. E naturalmente, le conseguenze ci sono, perché il mondo si regge sulla preghiera. Questa preghiera incessante che dovrebbe esserci davanti al Signore per attirare la sua attenzione, le sue grazie, per un mondo che scricchiola da tutte le parti, manca. E siccome manca la preghiera, vuol dire che manca il referente della preghiera, Dio. E l'uomo ha bisogno di una divinità.
E come è successo? Perché la Bibbia, ricordatevi, non è una leggenda, è come una previsione di quello che è successo o succederà nel mondo di tutti i tempi. Gli ebrei nel deserto, oltre ai mugugni continui, alle lamentazioni continue contro Dio per ogni cosa che gli andava storto, siccome Mosè si è attardato per 40 giorni sul Sinai, quando ha ricevuto le 10 parole da Dio, quelle che noi chiamiamo i comandamenti, che cosa hanno fatto? Hanno raccolto l'oro che avevano, lo hanno fuso e si sono fatti un vitello d'oro e lo hanno adorato. Ecco quel Dio, Israele, che ti ha liberato dall'Egitto, il che ha suscitato l'ira di Mosè e anche la sofferenza del Dio che si è lamentato con Mosè. Mosè è stato durissimo nella repressione e nella punizione di coloro che si erano macchiati di questa idolatria. Perché l'uomo ha bisogno di un contatto con una divinità. E se non c'è il Dio vivente, c'è l'oro, il Dio danaro, come sta succedendo. E voi lo vedete ogni giorno in televisione, sui giornali, eccetera. Io vi cito da alcuni casi che succedono a Crotone. Avrete letto sulla stampa locale che, perché lo dico? Perché se ricordate, me ne sono interessato io lo scorso ottobre in una delle nostre trasmissioni, in occasione della costituzione dell'appezzamento di costruzione che era dove c'era la fornace Ranieri. La famiglia Ranieri, nel dare questo terreno ai costruttori dove sono sorti tanti palazzi, ne ha dato una parte al comune perché fosse salva una zona verde da lì, dall'altura di via Roma fino al mare. I nostri amministratori, uno dei nostri amministratori, perché purtroppo io non capisco la necessità di avere le amministrazioni comunali, sono soldi rubati. Io parlo dei politici che governano, dei politici, perché l'amministrazione comunale durante il fascismo era gestita gratuitamente da un podestà. Un podestà che aveva a fianco un segretario comunale per la conoscenza delle leggi e un amministratore, la parte finanziaria, che ci vuole un esperto in finanza. Perché ogni branca del comune, i lavori pubblici, l'istruzione, c'è un reparto, un dipartimento, dove c'è a capo un cosiddetto segretario comunale che dirige quel reparto. Che bisogno abbiamo di un assessore pagato per giunto? Non è vero. Si responsabilizzano questi funzionari e se non funziona si prendono dei provvedimenti che possono culminare anche con il licenziamento. Ciao. Allora, che cosa è successo? Uno dei sindaci che la bontà di Dio ci ha regalato in questi ultimi tempi, gli ultimi due, mi riferisco, per favorire un parente costruttore, gli ha dato il permesso di costruire su quest'area destinata a verde. I proprietari dei palazzi confinanti si sono ribellati e si è arrivati, niente poco di meno che, perché il tribunale ha dato ragione al comune, il TAR ha dato ragione al comune, la regione, si è andata a finire a un certo momento al Consiglio di Stato. Io stesso vi ho incitato, non arrendetevi. E se ricordate, ho fatto una trasmissione per questo, denunziando questo modo personalistico e autorevole, alla faccia dei diritti dei cittadini, di alcune amministrazioni comunali.
Finalmente, dopo circa 10 anni, il Consiglio di Stato ha dato ragione a questi inquilini, ai quali il Comune deve pagare le spese legali, che poi le paghiamo noi. Perché non fargliele pagare di tasca loro? Vabbè. Allora, se non ci fosse stata questa pertinacia, ieri infatti due di questi signori che avevano sollecitato un mio intervento me l'hanno comunicato e io ho gioito come se fosse una cosa mia, come se quel pezzo di terra mi appartenesse, perché ho visto finalmente delle persone tenaci che hanno lottato invece di dire non c'è niente da fare, come succede, si arrendono e stanno lì a subire queste autentiche manifestazioni di potere dittatoriale da parte di alcuni scalzonati che non avrebbero nemmeno diritto di esistere. Allora, io sono circa 20 anni di mala amministrazione di questo comune. Io non so che cosa abbiano visto i crotonesi scemi in senatore. Tutte le belle cose che ha realizzato le aveva preparate, progettate, preparate e ottenuto anche il finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di queste cose. Poi il tempo dell'amministrazione è scaduto, la popolazione ha inteso punire quelli che c'erano stati prima, perché se ricorderete per ben 2 volte l'amministrazione era caduta e si era dovuto poi ricorrere sempre a queste medicazioni. La terza medicazione è stata chiamare Grillo, il quale ha detto o mi lasciate lavorare oppure, siccome io ho un buon studio di avvocato bene avviato, io vado a fare l'avvocato e cade l'amministrazione. Allora, per paura di perdere questi 2 anni, perché l'uomo questo è, tutto soldi e basta, lo vedete in questi giorni che cosa sta succedendo. Allora, vorrei sapere da questi 2 ultimi nostri sindaci, il primo dei quali poi ci ha abbandonati per andare alla regione a 16.000 euro al mese senza fare niente. Il secondo, che più di cambiare assessori ogni 2 mesi non fa altro, e sarebbe bene che ritornasse a fare il bravo avvocato quale è sempre stato e l'uomo onesto quale è sempre stato, mentre invece di solito questi che ormai finiscono un'attività che non hanno saputo fare, vengono premiati mandandola alla regione, all'Europa, e chi li sfascia più dai posti? Niente. Incollati con quanto più di solito c'è di attaccatici, non li muove più nessuno, solo il Padre Eterno. Io vorrei sapere come mai questi 2 signori non hanno mai risposto a delle mie lettere aperte con cui vi ho chiesto conto del perché o per quale raccomandazione di mafia o di massoneria non hanno mai accolto il grido di dolore di poveri che erano ricoverati nella casa di ricovero e che un signorotto locale ha cacciato in malo modo, senza averne alcun potere e diritto, dall'ospizio. C'è stata la connivenza dei 2 vescovi che si sono, ma di questo parleremo con un reparto a parte, perché ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Vorrei sapere come mai non hanno mai risposto. Non solo, ma qualche assessore da me sollecitato
che ha cercato di mettere il naso a vedere come mai era successo questo fatto e che nessuno pareva essersene accorto, sono stati sostituiti con motivi vari dal posto e quindi l'indagine non ha potuto concludersi. Però a un certo punto io mi sono seccato di questo. Dice, perché non vi fate i fatti vostri? Ma perché io mi sento parte di questa comunità? E dove c'è una cosa che denota la prepotenza e la prevaricazione, io come prete, prima di tutto come prete, perché il prete è chiamato prima di tutto a difendere anche fisicamente tutto ciò che appartiene al popolo di Dio che gli è stato affidato. E poi come cittadino, perché io sono cittadino di Crotone, la quale Crotone è stata privata di un bene che durava da più di 100 anni. Perché un signorotto del luogo ha deciso di appropriarsi di qualcosa che non era suo. E ho fatto un ricorso querela al tribunale. A parte il fatto che questa querela era già stata presentata da un mio amico a suo tempo, quando era successo, e che è stata archiviata senza darne ragione, c'è stato il tentativo di fare altrettanto con me, ma non è riuscito, perché io ho voluto vederci chiaro. Il procuratore della Repubblica è caduto dalle nuvole, mi è sembrato sincero, non so se fosse sincero o no, perché mi ha detto che tutto ciò che viene denunziato deve passare da lui, e poi semmai lui è che delega un sostituto procuratore a trattare il caso. Invece questo gli era scivolato davanti, e siccome io la denuncia l'ho fatta a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dopo 9 mesi questa querela non era passata dal procuratore, però l'aveva in mano un sostituto del procuratore. Non voglio citare il nome, era in mano a questo. Il procuratore mi ha assicurato il suo interesse, ha fatto chiamare, io discretamente ho lasciato la sua stanza. A un certo punto, dopo quasi 2 anni, mi vedo respingere la querela che avevo presentato alla Guardia di Finanza, con delle motivazioni che a me hanno fatto male, perché abbiamo dei magistrati che sono incompetenti. Prima di tutto ha dimostrato di non aver letto la denuncia e soprattutto i documenti che erano stati allegati, che erano chiarissimi, dimostrare chiarissimi. La cosa che ancora più mi ha meravigliato da un punto di vista della conoscenza del legale, lei, perché pare che sia una donna, pare, non so, non ho capito, oltretutto nel mandarmi l'avviso che veniva, stava per essere archiviata la pratica, definito sagrestano, che da consegnare al sagrestano, insomma, c'è scritto Monsignor Giuseppe Covelli, ma anzi, io riconosco la dignità del sagrestano, e la parola sagrestano è qualcosa che si interessa delle cose sacre, quindi ha interpretato a modo suo una sentenza della Cassazione riguardante l'articolo 591 del codice penale, e lei è rimasta ignorantemente alla prima edizione di questa sentenza del 1999, senza essersi accorta, come ha fatto il mio legale che viene dal foro di Bologna, che c'è stato un altro pronunciamento in merito nel 2001, un altro nel 2003, un altro nel 2005, e non si è accorta che la Cassazione aveva parlato ben chiaramente a proposito di questo 591. E poi si parla di indagini fatte. Io non sono stato chiamato mai.
Non c'è un verbale di mia dichiarazione. La persona che avevo indicato, perché a suo tempo si era interessata, aveva raccolto tutti i documenti che poi ha passato a me, risulta che non era stato convincente, quando i carabinieri che hanno dichiarato questo non l'hanno mai chiamato. E allora mi domando, questi carabinieri nei quali avevamo tanta fiducia e queste guardie di finanza alle quali è stato presentato il mio esposto, il colonnello precedente, ho notato che l'aveva preso in alta considerazione, poi è stato cambiato, non so il perché, l'altro che è venuto, a cui mi sono presentato, ho spiegato a voce, naturalmente lui non è che mi ha dato nessuna risposta perché era appena venuto, però io gliel'ho illustrata, gli ho fatto capire quanto fosse importante la cosa. Allora, io mi chiedo ai due sindaci, passato e presente, quale mafia, lo sappiamo che esiste la mafia, e ormai è detto chiaramente su tutta la stampa che la mafia che condiziona la politica e la politica appoggia la mafia, e a tutti e due poi li appoggia la massoneria. Per cui questa politica, una parte in cravatta che si chiama massoneria, una parte a pugni e a coltellato, a rivoltellato, che si chiama mafia. Possiamo andare avanti. Se abbiamo a che fare con i mafiosi, che sono i primi politici, purtroppo a Crotone, come in tutta Italia, non so se anche altrove c'è questa massoneria, è nata in Francia, ma era una società come i nostri carbonari, la nostra giovane Italia del tempo del Risorgimento, quindi un'associazione, muratori, masson vuol dire mattone, quindi erano coloro che erano nel lavoro delle costruzioni, che avevano fatto questa, direi, associazione professionale che sfociava nel politico. Oggi invece è una società di mutuo soccorso. Quando qui a Crotone arriva un funzionario nuovo, allora subito arrivano questi esponenti di spicco della massoneria, lo salutano, si presentano, dice: noi avremmo bisogno di un appoggio da parte sua. Gli prospettano tutte le possibilità che ha nel momento in cui avrà bisogno di una raccomandazione, perché il ministro, il sottosegretario, il coso è un massone e quindi può avere, e questo si convince e si iscrive alla massoneria. Queste cose io le so attraverso confessione oppure richiesta di consiglio, perché questi funzionari, quando sono veramente cristiani, vengono da me e dicono: sentite, mi hanno fatto questa proposta, lasciali stare, gli dico io, mantieni la tua indipendenza. Può darsi che ne avrai un danno, come sistematicamente ne hanno un danno nella loro carriera, però perlomeno hanno salvato la loro integrità morale. Queste cose, cari amici che mi ascoltate, io le so, potrei fare nome e cognome, sia di quelli che avete tentato, sia di voi tentatori. Adesso c'è pure la massoneria femminile, perché giustamente come va un uomo a convincere una funzionaria donna quando adesso abbiamo un prefetto donna? Quindi ci va una donna per convincerla, meglio da donna a donna, il piacere, come va, mettiamo un tè, una tazza di caffè, eccetera. E allora, quale mafia, quale massoneria sta impedendo al Tribunale di Crotone di fare il suo dovere? Quale mafia, quale massoneria sta impedendo ai carabinieri di svolgere un'indagine per bene, seria e onesta? E alla Guardia di Finanza altrettanto? Qual è questo potere occulto che danneggia la nostra vita sociale? Allora io vi dico una cosa, mi rivolgo a voi magistrati, mi hanno detto che a parlare male dei magistrati si rischia l'arresto,
Ebbene, io voglio essere arrestato. E quando mi arresterete ci voglio la televisione e le manette e il carcere. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione. L'orgo patotum della città largo. La 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 la. Presta bottega che l'alba già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità.